Un caloroso benvenuto ragazzi, io sono Lady Flame. In questo episodio inizieremo finalmente la nostra avventura in Pokémon Diamante Randomizer. Che starter ci avrà dato la sorte? Tu che dici, Elvis? Elvis? Ci ignora, al solito. Beh, comunque vediamo appunto che Pokémon ci avrà riservato la sorte. Benissimo, lago, cerchiamo un Gyarados rosso! Va bene. Che succede? Non lo so. Cosa chiedi a me? Professore, sembra che non ci sia nulla di strano neanche dall'altra parte. Forse mi sono sbagliato. Qualcosa sembra cambiato rispetto a come era prima, ma... Benissimo, abbiamo osservato abbastanza il lago. Lucas! Andiamo! Ma professore, è stato via per ben 4 anni! Qualcosa sarà cambiato allora in 4 anni, capito? Sarà felice di essere tornato nella regione di Sinnoh, vero? Ma mi attesto lentissimo. C'è solo una cosa che posso dire. Ci sono molti Pokémon radio nella regione di Sinnoh. La regione dovrebbe esserci molto utile ai fini delle nostre ricerche. Scusate, lasciateci passare, per favore. Ah, Saveccio. Scusate. Ci siamo già spostati, cosa vuoi? Ma guarda questo! Cosa è successo? Quei due! Cosa c'è lì, Flame? Andiamo a vedere! Sempre loquaci noi! Che c'è? È puro dell'erba alta! C'ho un'allergia proprio all'erba alta! Non ti preoccupare! Ci vorrà un attimo! Nessun Pokémon selvatico verrà fuori! Dicevano. Ma questa è una valigetta? Secondo me è una pizza. Non so. L'hanno dimenticata qui. E cosa ce ne facciamo? Riportiamo indietro da bravi ragazzi, perché noi siamo bravi ragazzi. Potremmo rimandargliela se sapessimo chi sono. Dicevano di un professore. Ne uno per regione, amico. Non sarà difficile trovarlo, eh? Aiuto! Paura! Ah! Pokémon! Però sei te quello che c'ha paura dell'erba alta, no io? Che succede? Ehi, la valigetta si apre da sola! Ci sono delle Pokéball! Usiamole e lottiamo! Quale vuoi? Ok ragazzi, questo è il momento, ma sono un po' emozionata, ok? Proviamo questo. Ok, l'immagine è Piplup, ma se leggete sotto in blu, potrà essere in inglese, c'è scritto Execute. Vediamo cosa c'è. Weedle. Vediamo qualcos'altro. Momento di sconvolgimento. Gyarados! Gyarados come starter? Sì, è vero, potrebbe avere delle mosse tipo Splash o cose così, però Gyarados, io opto per Gyarados, ragazzi. Non so voi, ma io voto Gyarados. Come voto da sola, anche io. Con lo Starly selvatico si è lanciato alla gara. Ecco Gyarados. Femmina! Femmina! Cozzata Zen. Buona, una splash almeno. Cozzata Zen. Vai! Fammi. C'è avveleno. C'è avveleno. Ma che capro. Dai, battilo, battilo, battilo. Mi sto gasando ragazzi, mi sto gasando.
bestia sleppa. Vabbè, abbiamo il veleno però dobbiamo morire, spero. Meglio del solito azione, ruggito, azione. E abbiamo battuto c'è fango, ci avvelena subito. Figuratevi il resto, che roba sarà. Non saliamo di livello, peccato. Wow, ecco, in inglese perché because reasons. Wow, il tuo Pokémon era incredibile, ma il mio era più forte del tuo. Anche se erano di altra gente, ma abbiamo dovuto usarli, Non importerà, vero? Eccolo. ladri, polizia, aiuto. Ehi, ho trovato la valigetta. Professore, sarebbe andato fuori se avessi saputo che l'ho scordata. Cosa? Voi avete usato questi Pokémon? Oh, accidenti, adesso come lo spiegherò al professore? Questa valigetta è del professore, quindi la prendo io, capito? Mi sfugge la tua logica. Vabbè, ciao. Comunque, io te ne frega niente. Cosa? Basta con tua cosa, ragazzi. Non so cosa stia succedendo. Che novità. Flame, andiamocene. Per una volta sono d'accordo. Il mio Pokémon ha subito danni durante la lotta. Se venissimo attaccati da un altro Pokémon, potremmo trovarci nei guai. E che paura! Fuggiamo, così non risente neanche del veleno il mio Pokémon, così. Tu vai pure avanti! So che dobbiamo restituire quei Pokémon, non sono nostri. Volevo passare solo un po' più di tempo con questo tipetto. Chissà che Pokémon ha ricevuto lui a proposito. Cioè, chi ha preso? Cioè, se io ho preso Tartwig, lui ha preso Chimchar, tipo ha preso Wither. Forse. Comunque, sempre va avanti Doug, a me viene da ridere. Oh! Ehi, sono quelli di prima! Sbaglio, quel vecchio ci osserva. Un guardone! Lucas mi ha detto che avete usato i nostri Pokémon. Non c'era l'etichetta col nome, eh? Fatemi vedere, per favore. Almeno è gentile. Gyarados e Tartwig. Forse sì. Boh. Ha cliccato lo starter. Capisco. Le cose stanno così, allora. Lucas, torna al laboratorio. Al laboratorio, ragazzi? Sì, certo. Professore, mi aspetti. Dovreste venire al nostro laboratorio più tardi. Ci vediamo. Ciao. Perché tutta quell'agitazione? Se era arrabbiato poteva semplicemente dirci qualcosa, sgridarci, punizioni corporali, cose così. Poi non voleva riavere i Pokémon? Boh. Flame, andiamo a casa anche noi. E andiamo. Mamma. Mamma, ti devo dire una cosa! Ma posso sentire anche il cuscino, no, eh? Che succede? Mezz'ora io cerco di dirtelo! Non ci posso credere! Per fortuna che a te, Elvis, non è successo niente. Lui è dopo Elvis. Il professore di cui parli è sicuramente Rowan di Sabbia Fine. Bene.
molto conosciuto per i suoi studi sui Pokémon. Bene. Pare che sia un tipo cupo. E che paura. Penso che tu debba andare da lui se abbia fine, Flame. E vado. Devi spiegare perché hai dovuto usare il suo Pokémon. Vado. Non preoccuparti, capirà di sicuro. Ah sì, metti queste, Flame. Scarpe da corsa. Finalmente le scarpe da corsa. Ecco, stavi mettendo via i soldi per prendere le scarpe da corsa. Ecco, bravo. Andare da Sabbiafine è una vera e propria avventura, vero? Con le scarpe da corsa potrei raggiungere i luoghi lontani più velocemente. Lo so già. Ok, diamo un'occhiata alle istruzioni. Tieni premuto B, sì, come se lì. Io mi immagino questi. Oh, premi premuto B, che cavolo vorrà dire B? Perché B? Oh, che emozione! Bene, ciao. Sì, stiamo ancora un pensiero, ragazzi. Ok, risolto. Ok, si parte. Bello. Sempre sull'ultimo quadratino. Sempre. Sai. Ciao. Non so perché l'ho detto così. Devo usare scontro, ma devo usare scontro. Paura. Quando? Oh, ho cambiato. Non mi avvelena. No, non mi avvelena. Fortuna. Sconfitto, stata. Vai. I 22 punti esperienza. Adesso sembra una montagna, vero? Sempre così. Allora, aspettate un secondo, devo trovare la via. Ecco, questa mi dà la pozione. Giusto. E Onix, ok. Bene. Se lo catturo. Conosce un mulinello, sto Onix! Oh mamma mia! Onix col mulinello mi manca. In effetti potrebbe farlo. Comunque, un tipo acqua è poco efficace, caro Onix. Ti è andata male. Coraggio! Boss! Non è ancora un nome! Non mi serve, ragazzi. Se avete qualche idea, scrivetemela nei commenti. Se qualcuno avrà un'idea. Insomma, se qualcuno mi seguirà. C'è tanto così. No, dai! Potevi andare giù proprio. Con una testata ti sposto un sasso. Copione, ma mi prendi in giro? No, non farmi troppo male, per favore. No, 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 di punti esperienza che non fanno mai male, mai. Tu dammi la tua pozione,
Lo so già che il CPS scendono a zero i Pokémon appesi. Dammi sta pozione. Oh, grazie. E ora ci vediamo, vecchietta. Oh, ce l'ho fatta. Va bene, ragazzi, io direi di fermarci qui oggi. Posso fare video corti perché YouTube dice: ah, se non sei famoso puoi fare solo video corti. Secondo me è solo maschilista. Ma comunque, beh, ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Ciao.